segretario regionale della CISL Sicilia, Mimmo Milazzo, si parla di persona, si parla di comunità, si parla di territorio. La CISL ha sottolineato come c'è la necessità di investire su questo territorio, cominciando a sfruttare bene quelli che sono i fondi che arrivano dai patti, forse è l'ultima occasione. Beh, senza dubbio sì, al centro dell'attenzione politico-sindacale abbiamo messo il lavoro, le persone, la loro dignità, la comunità, il futuro e quindi argomenti interessanti che vanno tradotti in pratiche concrete per determinare sviluppo e coesione sociale. È importante l'utilizzo dei fondi sui patti territoriali che sono stati sottoscritti con la Regione Siciliana, ma soprattutto anche quelli con le aree metropolitane. Ad esempio Messina ha 770 milioni di euro da utilizzare e in quella direzione è indispensabile che le amministrazioni producano i progetti esecutivi al fine di avviare la cantierabilità delle opere stesse e questo deve avvenire entro il 2017. Quindi un'azione che è forte, che la CISL si impegna a sviluppare nelle tre aree metropolitane, ma particolarmente a Messina, che rappresenta un nodo essenziale per dare sviluppo e occupazione alle nuove generazioni. È fondamentale che tutta la CISL complessivamente si impegni attraverso anche le federazioni a punzecchiare, a sollecitare le diverse pubbliche amministrazioni per le rispettive competenze, perché le risorse destinate al patto per la Sicilia complessivamente ammontano a 5,7 miliardi, è una grande occasione che non possiamo sciupare. E quindi è importante declinare al meglio le competenze delle stazioni appaltanti, ma soprattutto la progettualità e la cantierabilità delle opere. Si è parlato tanto di ponte sullo stretto, un ponte che sembra servire solo per Messina, ma è davvero così? È una struttura, un'opera che può essere fondamentale per tutta la regione. Noi abbiamo sempre ritenuto un'opera strategica il ponte di Messina e non è un costo eccessivo che l'opera verrebbe a determinare. C'è un recente studio dell'RFI che ha determinato un costo complessivo di 3 miliardi e mezzo. È un'opera che può essere effettuata creando il collegamento territoriale tra l'isola e il resto d'Italia al fine di creare sviluppo e grandi opportunità di lavoro, perché nel nostro territorio le imprese possono venire a investire, ma grava su di esse un gap infrastrutturale e soprattutto anche logistico di non secondaria importanza. Passa quindi anche dal ponte la capacità di attrarre investimenti della Sicilia. Ah, senza dubbio sì, e quello è fondamentale per noi e il ponte determinerebbe quel volano di sviluppo per l'intera isola perché adesso andrebbero collegate tutte le altre infrastrutture che sono importantissime, come il raddoppio della Palermo-Catania, della rete ferroviaria, il collegamento anche con Messina e chiudere l'anello autostradale, anch'esso determinante per lo sviluppo delle altre realtà. Quindi l'opera infrastrutturale del ponte rappresenta un'opera strategica che va, secondo noi, vista e a concretizzarsi nel prossimo futuro.